il Salone Nautico non sono solamente i due grandi gruppi, è una realtà di tanti altri gruppi, di tante altre piccole entità, medio grande, poi si chiamano piccole ma fanno un milione di fatturato anche loro, quindi ci sono tante cose. Io dico solamente questo, cioè un'ingordigia che c'è stato anche in un periodo che si sapeva che comunque sia, certo forse non in questa entità, ma avrebbe avuto una frenata brusca sicuramente, questa ingordigia, questa voglia di produrre fino all'ultimo giorno, io ho fatto la domanda, cioè ora che ci sono i piazzali pieni di tutte queste barche che abbiamo voluto produrre a forza, non era meglio forse, visto che mi è stato detto dai colleghi, ma questi sono stati imprenditori illuminati che hanno dato da lavorare a tanta gente, un po' mi permetto di dissentire, nel senso non si sta parlando di una realtà che ha 20 anni, 30 anni, si sta parlando di realtà che hanno pochi anni, quindi tu in pochi anni sì hai fatto crescere tanto, ma rischi di bruciarti tutto in molto meno tempo, quindi questo grande vantaggio che tu hai dato alla cantieristica italiana lo devo ancora capire, lo devo ancora vedere onestamente, anche perché oggi a me arrivano curriculum da tutte le parti del mondo, gente che bussa alla porta e che vengono tutti da quelle zone lì, quindi non lo so, alla fin fine assolutamente grande industria italiana con grande presentazioni, sicuramente hanno fatto tante cose fatte bene. In questo caso secondo me è mancata la misura. Noi designer, ma io ne parlo con i miei colleghi, negli ultimi 2-3 anni siamo saliti su questa giostra e ci ha fatto girare la testa a tutti, la realtà è questa, noi siamo saliti su una giostra che girava vorticosamente, non è possibile per studi professionali, anche grandi che siano, seguire 15 barche importanti in contemporanea, è impossibile. Cioè o ti circondi di super professionisti, ma poi alla fine tu di fronte hai un interlocutore che è un signore che spende soldi incazzati, la realtà è questa. Quindi il signore che spende questi soldi non ha voglia di vedere l'aiutante o il collaboratore, vuol vedere il capo, cioè lo pretende, non siamo a parlare di sorti del mondo, capito? Quindi tu hai a che fare con questo genere di persone qua. Se devo vedere un qualcosa di positivo in questa cosa, è che probabilmente noi designer per primi, che siamo quelli che hanno, secondo me, insieme a tante migliaia di altre persone, ma hanno fatto la fortuna della nautica, perché bene o male abbiamo reso la nautica un pochino più appetibile alla moltitudine, abbiamo il compito di tornare a quello che ci compete, cioè progettare. Fine. A noi non ci compete andare agli show, andare alle conferenze stampa che si parla del niente, a noi compete fare i progetti, noi dobbiamo fare i progetti, farli bene, farli possibilmente belli e farli che abbiano la possibilità poi di progetti che possono essere venduti,